Gli altri tunnel sono i cosiddetti tunnel di Raune. Sono tutti conosciuti da centinaia d'anni dalla popolazione. Cioè tutte le tradizioni orali sanno che questi tunnel esistono. Ma esistono da secoli, non solo questi di Raune, ma diversi tunnel, che via via sono stati utilizzati per tutti gli altri motivi, o sono stati chiusi, o sono crollati. Negli anni 60 i tunnel di Raune sono stati riaperti dagli minatori che sono penetrati dentro, hanno puntellato le volte e hanno cercato una vena d'acqua per i contadini che erano all'esterno. E hanno messo un tubo di drenaggio, un tubo in Eternit, che sana quest'acqua, che penetra per circa 200 metri dentro questi tunnel e raccoglie l'acqua che filtra attraverso le pareti e la porta di fuori per i contadini. Quindi diciamo, questi tunnel erano già conosciuti. L'aspetto è questo, ed è molto suggestivo. Vedete che praticamente abbiamo delle volte scavate nel conglomerato, il conglomerato è una roccia sedimentaria, è come un cemento, dove dentro i granuli sono abbastanza grossi, ma però abbastanza robusto, comunque per sostenere per migliaia di anni queste volte. La loro presenza era conosciuta da tempo, ma fino a pochi anni fa si parlava di gallerie di origine medievale, cioè gli scettici dicevano no, sono delle miniere scavate nel Medioevo per estrarre cosa? Non si può estrarre niente dal cemento. Nel conglomerato non c'è nessuna vena, né di carbone, né di metallo, quindi non potevano essere stati scavati come funzionamenti. È impossibile questo. Molti dicono, però vede, a volte si usa per mistificare queste cose delle scuse ridicole, si dice sì, la Bosnia è una zona ricca di miniere, d'accordo, ma anche in Italia ci sono delle miniere, però noi non scaviamo qua nel monte qua di fronte, per andare in cerca di che cosa, solamente lì dove ci sono delle vene si può scavare. Allora, diciamo che questa scusa è assolutamente risibile. Storicamente, ma questo è un mito, sono serviti per la fuga della regina di Bosnia dalla sede degli ottomani. Siccome la regina della Bosnia si trovava nella fortezza che era in cima alla piramide del sole, quando è stata circondata dal generale turco, praticamente, siccome esisteva un'entrata all'apice della piramide, lei è fuggita attraverso quell'entrata ed è rimersa chilometri più tardi. Quindi il regno di Bosnia ha conoscenza di tutti questi tunnel. E una, diciamo, potrebbe essere una leggenda, però la leggenda dice che anche alcuni soldati turchi hanno cercato di inseguirla e sono entrati dentro queste gallerie, ma non sono più ritornati. Per cui il generale turco ha fatto saltare le entrate in modo che nessun altro potesse entrare. Questa è la leggenda, ma a volte non ci si va molto lontano dalla realtà. Comunque, la datazione dei residui organici ritrovati dentro questi tunnel a fianco della piramide si perdono nel tempo. Diciamo che un membro del nostro gruppo, la professoressa Lucia Krasovec Lucas, ha mappato la parte di tunnel conosciuti, quelli puntellati, quelli in sicurezza, quelli aperti al pubblico. Usando una stazione totale, questa è la professoressa Krasovec Lucas, una stazione totale questa ha misurato anche i livelli, la posizione rispetto al terreno sovrastante, vedete che è un terreno abitato, qui è l'entrata e quindi va abbastanza in profondità questi tunnel, circa 20-30 metri sottoterra. Ha valutato tutti quanti i livelli, ha valutato che purtroppo questi tunnel sono stati rimaneggiati tantissimo. Sono stati rimaneggiati tantissimo, tanto che la parte veramente originale è solamente il 20% di quella attualmente visitabile. E si riconosce da cosa? Si riconosce fondamentalmente, ecco, vedete, questa è la posizione del tunnel rispetto alla piramide del Sole. Si riconosce dall'aspetto ad ogiva che hanno le gallerie originali. Allora, quelle che sono state allargate dai minatori per metterci il tubo per raccogliere l'acqua e che hanno i puntelli in legno, tendono a crollare. Quelle antichissime che hanno mantenuto la forma ad ogiva, cioè a catenaria, non gli si stacca un ciottolo.
quella di migliaia di fa, la struttura è migliore della situazione attuale. Comunque la prima parte di questi tunnel non era sigillata ed è stata abitata nel tempo, quindi sono stati trovati vicino all'attuale entrata del tunnel di Ravne diversi reperti organici. La seconda università che ha svolto l'analisi al carbone 14 si va dai 3.900 anni fa ai 5.000 anni fa. Quindi diciamo, questi sono dei tunnel sicuramente più antichi di 5.000 anni. Quindi erano lì sicuramente, probabilmente anche prima. Ecco, questo è il tipico aspetto a catenaria. Vedete che qui non c'è nessun puntello e non c'è nessun crollo. Allora, e dunque, quindi è possibile che ci sia stata una reabilitazione di tempi più recenti. Sono stati trovati anche dei graffiti, sono stati trovati dei segni di fuochi all'interno dell'ingresso di queste gallerie. Poi però, oltre 200 metri, si sa che questi sono stati sigillati di terra completamente. Per cui i lavori della Fondazione Bosniaca della Piana del Sole, il lavoro principale anche dato dai volontari che arrivano d'estate lì, è quello di svuotare questi tunnel, il che non è molto difficile, basta prendere la terra che c'è dentro e portarla fuori. Ogni entrata di questi tunnel poi è chiuso fino al soffitto con un muretto a secco. Vedete, questo è un muretto a secco che è stato messo a ogni entrata del tunnel laterale. Quindi se voi togliete via questo muretto a secco, praticamente dietro trovate tutta terra. Quindi cosa si fa? Semplicemente si asporta la terra che c'è, si riapre il tunnel e si può procedere avanti. Nel dicembre 2010, durante lo svuotamento di terra del tunnel, è venuto l'ultimo diaframma e si è aperta una nuova sezione non sigillata. A questo punto, praticamente si è capito che è stato sigillato circa centinaio di metri con della terra, ma poi riprendono i tunnel nella loro dimensione originale. Io sono stato uno dei primi che si è infilato dentro insieme all'archeologa e al capo operaio. Vi devo dire che è stata veramente una cosa che ha dato sensazione pensare di entrare in dei tunnel dove sono migliaia e migliaia di anni che non c'è entrato prima nessuno. Abbiamo trovato varie cose particolari, ma adesso non vorrei farvi perdere tanto tempo. Praticamente però c'è molta acqua dentro. Molta acqua, perché probabilmente si è chiuso il drenaggio. Vabbè, questo sarà, andiamo un attimino avanti. Vedete che c'è anche un canale di portata minima che era previsto dai costruttori, che quindi portava via l'acqua che filtrava dalle pareti. Queste sono tutte zone originali, vedete che non sono puntellate, sono quella parte che è stata scoperta, cioè praticamente diciamo da qui a qui i tunnel erano completamente sigillati di terra. Questa è la parte nuova, scoperta, completamente aperta. Qui si perde perché l'acqua a un certo punto comincia a salire fino ad arrivare alla gola e non si può procedere, e qui ci sono stati dei crolli, quindi non si può andare in questa zona. Bisognerà liberare i crolli, mettere in sicurezza e si potrà continuare ad andare avanti verso la piramide del Sole. Questo è uno dei crolli. Vedete che è chiuso il tunnel. Allora, il fatto che alcuni di questi tunnel siano ripieni d'acqua e altri no, per forse indicare che le pendenze sono in parte cambiate anche per movimenti tettonici, ma potrebbe essere semplicemente che si è chiuso il drenaggio principale. I ricercatori italiani che si sono avventurati la prima volta nel febbraio del 2011 hanno fatto addirittura queste riprese con macchine subacquee, dimostrando che c'era un passaggio per l'acqua in modo che si poteva camminare di lato. Allora, quali sono le ultime novità? Innanzitutto che si sono trovati dei notevoli lunghissimi muretti a secco che tendono a sostenere le volte, secondo alcuni. Secondo altri, creano dei vortici che rallentano la velocità e la forza dell'acqua. Perché li troviamo anche in alcuni tratti dritti. Quindi gli unici tratti di muretti a secco che proteggono le pareti sottintendono che per questi tunnel è stata prevista un'ampia portata d'acqua, ma non è per un uso simile fognatura. Allora, quasi nella teoria, vedete che sono anche muretti a secco costruiti, antichissimi. Vedete, sono ben evidenti.
poi ci sono queste nuvolette che sono un po' particolari, ogni tanto compaiono dentro questi tunnel, in realtà non sappiamo cosa siano. Comunque, secondo la teoria di alcuni, si ritiene che i tunnel fungano solo al primo stadio di una dinamo che utilizza lo sfregamento dell'acqua sulle pareti e che caricherebbe di energia l'intera struttura, energia che sarebbe stata poi convogliata sulla piramide. E questo spiegherebbe la presenza ancora di un flusso di energia ultrasonica che esce fuori dall'apice. In tal caso si tratterebbe di una vera e propria macchina energetica parzialmente ancora funzionante, vista la vibrazione ultrasonica che ancora esce dall'apice della piramide. È un'ipotesi un po' fantascientifica, ma forse non siamo molto lontano dalla realtà. Se voi considerate tutte le piramidi del mondo, in realtà nessuna era una tomba. La stessa piramide di Cheope non si è mai trovata la mummia di Cheope. E la famosa vasca che c'è nella camera del re non è incisa, non ha un coperchio. Evidentemente c'era un altro fumo. E qui andiamo però. Cominciamo a sollevarci in volo. Non abbiamo più i piedi per terra, perché le ipotesi cominciano a diventare fantascientifiche. L'ultima cosa di cui vorrei parlarvi è questo. Siccome esistono nel nord Europa, in Gran Bretagna e in Irlanda, dei tempi neolitici che hanno delle caratteristiche di risonanza particolari. Vi spiego, voi avete presente tutti quanti Stonehenge, del pietre. Ci sono tanti altri in cui questi megaliti sembrano, queste pietre sembrano messe lì come per caso. Questi enormi pietroni non raffinati messi lì. In realtà si trattava di una tecnologia molto avanzata, perché chi si poneva in determinate posizioni all'interno di questo tempio e cantava o pregava, soprattutto la voce bassa maschile, faceva entrare risonanza al tempio, quindi una voce tra i 90 Hz e i 110, quindi una voce bassa, una voce molto bassa. Se uno si trovava in quella posizione, veniva investito da queste onde sonore di risonanza, quindi non un eco riverbero, ma una risonanza, dopo vi farò vedere cosa vuol dire, e praticamente queste onde sonore avevano un effetto anche sull'attività cerebrale, per cui gli sciamani che si trovavano in quelle posizioni andavano più facilmente in estasi mistica oppure in trance. Quindi c'era una ragione per cui tutti questi megaliti erano in quelle determinate posizioni. Allora abbiamo deciso di vedere se in realtà questi tunnel di Ravne non fossero anche un tempio di Madre Terra. E quindi abbiamo cercato la frequenza di risonanza anche lì. E abbiamo verificato, portando una cantante di canto armonico nella profondità della terra, non era molto convinta, l'abbiamo fatta cantare, praticamente è riuscita a far entrare risonanza in tunnel a 74 Hz. Noi abbiamo messo dei microfoni molto sensibili nell'acqua sul fondo del tunnel e in effetti abbiamo registrato che dopo il momento in cui le finiva di cantare la risonanza continuava per altri 20 secondi. E vi assicuro che dopo 20 secondi di risonanza anche noi eravamo un po' straniti da questi strani effetti. Comunque non vi è spiegazione per questo fenomeno, anche se esistono delle similitudini in altri tempi neolitici europei, come quelli di cui vi ho parlato. In realtà la frequenza qui è molto più bassa, intorno ai 74 Hz. Invece nei tempi tipo New Grange, la risonanza mi sembra che sia intorno al 100-110 Hz. Però diciamo gli studi che sono stati fatti su questi tempi sono stati fatti in maniera molto seria da Hugo Pearl della Princeton University americana, che è un gruppo molto molto serio, che ha fatto sempre queste ricerche di confine, ma sempre molto accurate e molto seguite. Allora, a questo punto vi faccio un video, si può alzare un po' il volume. Un po' più alto, solo un momento, solo come si sente risonanza. Questa è invece della nuova sezione dove abbiamo fatto cantare la cantante. Questo è l'aspetto normale che ha non illuminato, quindi noi ci cacciamo sottoterra con la luce sopra il casco
la lampadina a mano, però non c'è la luce. Tra noi parliamo di inglese perché essendo di diversi paesi dobbiamo per forza usare una lingua comune per tutti. Questo è il nostro tecnico del suono che verificava il suono di base dentro, cioè cosa si sentiva dentro con i microfoni immersi nell'acqua, e vi posso dire che non si sentiva nulla. Allora la cantante ha cominciato a cantare in aramaico, sentite che canta in aramaico, e non è successo assolutamente nulla, perché noi eravamo anche un po' delusi per questo, no? Dopodiché invece, bravissima cantante tra l'altro, praticamente ha cominciato a cantare nel canto armonico. Avete presente l'om, quello che si fanno anche in Oriente, eccetera? Ecco, quello diciamo il canto armonico, e ha cominciato a fare questo. Vediamo un attimo. Un brevissimo video, dopo praticamente abbiamo concluso. Noi ascoltavamo in cuffia questo effetto di risonanza, perché il detto parlante del computer non si sentiva assolutamente. Vedete come si fa la ricerca? In realtà quando si parla qui sembra tutto semplice, quando siamo lì, seduti per terra, con il computer, con le lampadine, non è tanto facile. Allora, adesso dovrei cominciare a cantare. Questo è il canto armonico. Sentite che ha cominciato a cantare con una nota fissa in maniera continuativa. Adesso vediamo se l'impianto funziona. Vediamo. Ecco. Sentite la risonanza che sta cominciando ad arrivare? Questo suono basso, purtroppo non si sente tanto bene qui con l'impianto, però riuscite a sentire che comincia a tremare tutto. Con una semplice voce. Questo vuol dire che non sono assolutamente delle miniere molto antiche. Ecco, adesso ho smesso, provate ad ascoltare per quanto tempo continua a risuonare l'ambiente. Per 20 secondi dopo che lei ha smesso, questo non è eco, infatti noi siamo rimasti abbastanza perplessi. Vedete poi come ritorna il suono. Sembra suono di preparare. C'è il tecnico del suono che è un fumatore pazzesco, ogni tanto tossiva, lo sentite ogni tanto. Fuma 20-30 sigarette al giorno. Però è molto bravo nel suo lavoro. Vedete, adesso sta calando fino a scomparire. E questo è il suono normale che c'è nella galleria quando non è attivato la risonanza. Ora voi capite che questa risonanza in quelli che andavano dentro questi tunnel evidentemente qualche effetto faceva. Quindi diciamo che le ricerche che noi stiamo portando avanti sono un po' di confine, ma sono anche terribilmente affascinanti, perché permettono di aprire una finestra sul nostro passato che purtroppo non è stata molto conosciuta. Comunque tutto questo abbiamo potuto fare solamente grazie alla Fondazione Bosniaca di Grande Sole, con la quale abbiamo una convenzione che possiamo continuare la ricerca nel territorio sotto le loro responsabilità. Va bene, io credo che
No, vediamo avanti. Secondo la prossima, senza rivedere. Se no riparte tutto. Sei bloccato? La prossima diapositiva. No, riparte tutto, serve un po' per troppo. Vabbè, allora chiudiamo pure qui. Va bene, penso di avervi dato una visione generale su quello che è nelle piramidi bosniache. A questo punto, se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda, in realtà io qui potrei parlare per 10 ore di tutte le cose, ho cercato di condensare al massimo, perché se no, se avessi parlato di tutti quanti gli aspetti, di tutte le scoperte che abbiamo fatto, avremmo finito oltre mezzanotte. C'è qualche domanda? All'apice della piramide avete misurato degli ultrasuoni con quegli apparecchi? Sì. Lei, a sua conoscenza, ci sono altri siti nel mondo che hanno questo fenomeno? No, allora noi abbiamo provato a parte che sulle piramidi, per esempio, sulle piramidi egiziane non ci si può andare, è vietato andare. Diciamo, la scusa è perché alcune persone sono effettivamente morte cadendo giù al ritorno, perché la pendenza è pazzesca. In realtà bisognerebbe andare a misurarle lì se c'è qualcosa, però in realtà non mi risulta che nessun altro abbia fatto. Ma per non essere, diciamo, influenzati e vedere, scambiare lucciole per lanterne, prima di fare queste misurazioni abbiamo messo i microfoni in laghi, sulle Dolomiti, dentro, in cima a colline, a montagne, ma non abbiamo riscontrato mai niente del genere. Le abbiamo messi anche sulle colline circostanti le piramidi e non abbiamo trovato altrettanto, nulla. E per questo che ci siamo orientati sul fatto che è una peculiarità che queste piramidi hanno. Mi sono dimenticato di dire che l'abbiamo trovato anche sulla piramide della Luna, ma non ci siamo concentrati troppo lì, perché lì è un po' più difficile arrivarci, perché ci sono diversi campi minati ancora. Quindi preferiamo tenerci alla larga dalla piramide della Luna e concentrarsi sulla piramide del Sole, che tra l'altro è la piramide principale del gruppo di tre piramidi. Ricordo poi tra l'altro che la piramide del Dragone non è mai stata indagata, non è mai stata scavata. Si vede proprio la forma in piramide, ma in realtà non si è mai proceduto a degli scavi su di essa. Poi c'è una domanda di sì. Si sa che su internet si trova un po' di tutto, ma certo, anche certo. Su questo argomento poi. Ecco, tra cui alcune cose riguardo a gruppi di piramidi simili a queste, che dovrebbero trovarsi a decine, dicono, in tutta la penisola balcanica, senza però fornire ulteriori precisazioni. In effetti se noi guardiamo diverse colline potremmo trovare diverse altre. In realtà la ricerca potrebbe essere ampliata tantissimo in questo senso qui. Noi sappiamo che piramidi ce ne sono in tutto il mondo, in Cina ce ne sono centinaia di piramidi, ma se noi andiamo qua vicino, non so, a Tenerife, abbiamo delle piramidi perfettamente uguali a quelle che troviamo a Maurizio, perfettamente uguali a quelle che abbiamo trovato, che sono presenti in Sicilia, tutte fatte in pietra vulcanica, tutte quante a gradoni. Però non si sa perché, per esempio, cioè, il motivo politico c'è, per esempio a Maurizio non sono considerate piramidi, ma semplicemente dei mucchi di pietre che hanno messo i contadini per liberare di pietre i terreni. Cioè, il motivo politico è perché prima dell'arrivo di una certa religione non doveva esserci niente. Ecco. Però, ecco, come diceva Orwell, chi controlla il passato controlla anche il futuro. Per cui in realtà ci sono altre piramidi del mondo. Queste bosniache hanno un vantaggio, quello di essere in Bosnia. In Bosnia noi ci siamo trovati benissimo, abbiamo trovato, a parte il Museo di Sarajevo, tutte le porte aperte. Abbiamo trovato collaborazione da parte della gente, entusiasmo addirittura.
e quindi abbiamo potuto andare avanti. Io credo che in Italia non avremmo potuto avere la stessa possibilità. A chi è venuto in mente di cercare ultrasuoni? Ah, questo fisico croato, Slobodan Mizda, che è stato il primo, e in effetti adesso fa parte anche del nostro gruppo, e gli è venuta questa idea perché voleva andare a vedere se c'è una differenza di potenziale, come c'è effettivamente, tra la base e l'apice di una qualsiasi collina. Voleva vedere se c'era qualche differenza per quanto riguarda questa piramide del Sole. E ha trovato questa irradiazione potentissima. Dopo in realtà lui l'ha fatto a aprile del 2010 e noi l'abbiamo misurato a gennaio con un'altra strumentazione migliore della sua. Abbiamo affinato pian piano le tecniche, quello che ha cambiato veramente la qualità della nostra ricerca è stato il tecnico del suono finlandese. Lui ha provato una metodica, diciamo, ci ha proposto una metodica completamente diversa che ha avuto subito successo. Perché registrando gli ultrasuoni, invece di comprimerli e dopo registrarli, ci permette di analizzare in studio perfettamente la forma dell'onda, ed è quello che abbiamo osservato. E questo ha cambiato completamente i nostri risultati. Avete un sito internet per caso? Sì, l'SMD è Research Group, il nostro... C'è dentro la registrazione anche? C'è la registrazione. Ah, c'è questo video? Sì, 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 c'è sicuramente. No, il video, volevo sapere se c'è l'audio per la parte che lei ha sentito prima. Ah, sì, come no? La trova. No, è ripartito di nuovo. Volevo chiudere niente da fare. Allora, la trova nelle notizie, perché siccome queste ultime registrazioni le abbiamo fatte a marzo, trova le notizie, trova anche la registrazione fatta a febbraio del 2011, che può fare la differenza. L'originale, cioè l'originale. Non c'è l'originale, allora, quella resa udibile, non l'originale. No, l'originale. Non l'originale. L'originale puoi chiederla direttamente, ovviamente, per motivi di parola. Però noi non siamo. Allora, noi abbiamo messo su appositamente un sito in modo da diffondere i nostri risultati. Perché io purtroppo all'università sono abituato a vedere molte ricerche che vengono alla luce, certo, con maggior sicurezza dopo diversi anni, ma alcune volte non vengono proprio per niente alla luce. Rimangono sepolte in biblioteca, come se io delle ricerche veramente importanti, quindi uno deve proprio andarsene a cercare per riuscire a trovare quel risultato. Invece noi abbiamo deciso dall'inizio di diffondere immediatamente tutto quanto quello che avevamo. Ovviamente mettendoci copyright sopra, si intende, ma non nasconderlo. Questo da un lato ci ha creato una certa popolarità, dall'altro ci ha creato anche dei problemi, perché quando facevamo un errore erano subito pronti a puntarci il dito e a dire avete sbagliato. No. Sì, beh, è ovvio che si sbaglia. E pian piano si finisce i risultati fino a che si trova il risultato sicuro. Noi ci hanno detto all'inizio con Panda distorce, magari vi è entrato dentro il telefonino. A parte che eravamo stati attentissimi perché avevamo anche un analizzatore rispetto che analizzava le onde radio che potevano arrivare, no? Però in questa maniera qui, con quest'ultima metodica, abbiamo dimostrato che qualcosa c'è ed ha queste caratteristiche. Quindi, chiaro, all'inizio potevano essere fatte delle critiche. L'altra cosa invece positiva è che attraverso queste critiche praticamente abbiamo centrato molto meglio i nostri risultati, perché abbiamo inghiottito qualche boccone, così, però in realtà abbiamo cambiato la nostra direzione nella direzione giusta. Comunque il nostro sito si chiama www.sbresearchgroup.eu e lì trova un sacco di roba. Se si iscrive fuori al sito, nella parte riservata agli iscritti, trova un sacco di roba. Ancora, mi pareva che una diapositiva di prima fosse nominata una radiazione elettromagnetica. Sì, ci sono, ma di quello si occupa i fisici, che non è la mia materia. Okay. I fisici, se riuscissimo un giorno a portarli qua, no, sono tutti due di Zagabria, sono quelli che si occupano e in aprile faranno un esperimento, cioè bombarderanno di onde radio la piramide e vediamo se c'è una variazione.
se c'è una risposta. Loro sono addirittura convinti, ma questo non posso dirlo io perché io sono antropologo, non sono un fisico, che quella sia, e qua andiamo già nell'ambito della fantascienza, un'immensa macchina di testa. Per cui loro, se riescono a trovare la frequenza di risonanza e farla ripartire, vediamo cosa succede. Certo, lo facciamo alla fine di aprile, tenendoci a debita distanza. Quindi il centro di controllo sarà in albergo, le telecamere e la macchina saranno in alto, sarà tutto transennato, ci saranno le telecamere, quindi tutto wireless, e vediamo cosa succede, se avevano ragione oppure no. Io come medico mi occupo di... gli abitanti di vicino? Ma gli abitanti non sono preoccupati, loro sono... anzi, dentro di tutta questa gente, in realtà bene o male è arrivato un certo turismo, per cui vendono cose terribili, dei condini terribili. Cioè, quello che mi ha fatto ridere di più era per esempio una sfinge con la testa di Semino Osmanavis. Quella è stata la massima cosa. Sì. E lei prima diceva che il flusso di ultrasuoni sembra essere influenzato dalle condizioni atmosferiche. Sì. Avete avuto il tempo, perché lo studio comunque è ancora recente, di osservare se c'è una relazione con i punti cardinali dell'anno, cioè i solstizi, gli equinozi o il ciclo lunare? No, questo no. Però abbiamo osservato che in diversi momenti può restringersi o allargarsi il campo del fascio. Però è sempre presente. E in realtà non siamo riusciti, perché in realtà non è tanto semplice andare sopra e soprattutto non è che fa proprio bene starci là in mezzo, no? Per cui per esempio abbiamo visto che a febbraio-marzo è abbastanza potente, in agosto un po' di meno, però c'è sempre. E poi non sappiamo se questi ultrasuoni partono dalla piramide, vanno verso su, oppure vengono da su e vanno verso la piramide, cioè sono attirati dalla piramide. Potrebbe essere anche l'inverso. Per quanto riguarda gli aspetti elettromagnetici, i fisici hanno osservato, ma questo non è il mio campo, non posso garantire, che al contrario di quello che succede normalmente, allontanandosi dall'apice della piramide, il segnale è più potente. Noi abbiamo osservato anche altre cose stranissime, ma le dico così perché non le abbiamo ancora pubblicate. Per esempio, con l'analizzatore di spettro, quando ci troviamo al di fuori dei tunnel, abbiamo le onde dei telefonini, le onde delle televisioni, le onde delle radio, le onde della radio della polizia, eccetera, eccetera. Come andiamo dentro i tunnel, spariscono tutte queste onde e compaiono delle onde radio a 300 MHz. Che le troviamo in tutti i tunnel. Allora uno dice, ma sarà una stazione di vicino? Questa è una cosa che dobbiamo ancora molto approfondire, però i 300 MHz sono utilizzati normalmente dalle televisioni per mettere i microfoni, sapete come si fa i microfoni wireless quando si fa un'intervista, cioè quelli con la onda radio, quindi una frequenza industriale riservata e nessuno può usarla per trasmettere su quella frequenza. È una tra le tante cose strane. Io qua ve ne potrei raccontare decine di cose strane, però ecco, diciamo, non posso darvi una base scientifica. Io qui ho cercato di elencare le cose in cui di una piena sicurezza. E che cosa ha trovato lì con me? Chi ha detto prima che ha trovato delle robette? Vabbè, questo è no, ecco, questa è una cosa che ci ha colpito la prima volta che siamo entrati. Quando siamo arrivati in fondo ai tunnel, abbiamo trovato i graffi sulla parete di qualcuno che era rimasto chiuso dentro, chissà quante migliaia di anni prima. Allora ho detto, beh, a questo punto torniamo indietro. Però ecco, diciamo, poi non si può dire tutto. E quella nuvola che si vedeva dentro le tunnel? Ad esempio quella nuvoletta. Che ma era un gas, non si sa cos'è. Non si sa. Non si sa. L'avete vista anche a occhio nudo, non solo in foto? Sì, si vede in, si può vedere a occhio nudo e si può vedere anche in foto. In foto si vede meglio perché il lampo le riprende meglio. In realtà non sappiamo cosa sia. L'anima del faraone. L'ho sentito, però sono poi tanti. Avevo sentito parlare di un pozzo che era stato trovato. No, è un lago. Un lago con un'acqua, è stata fatta un'analisi, un'acqua purissima, cioè lì dopo subentra anche la superstizione, infatti loro la chiamano svetta boda, no? E nessuno la può toccare, anzi vanno lì a prendersi le bottiglie d'acqua e la pianta che
era lì in mezza motta a casa, ci mettono l'acqua sopra, ma questa è tutto. E dopo questa pianta rinasce, insomma, cioè, ma su queste cose non ci crederei molto. Comunque è un lago, è un lago. Esiste in risulta che nei dintorni delle piramidi, in varie zone, siano state ritrovate delle sfere di pietra nel diametro di circa un metro. Anche lì è una discussione molto ampia. Sono le stesse sfere di pietra che si trovano anche in Costa Rica. Allora i geologi là si sbizzarriscono nel dire che sono concentrati, che queste sono arrotolate, però alcune le abbiamo trovate anche scolpite. Allora, che siano naturali o che siano artificiali, non si può ancora dire. Però quelle che sono state scolpite, qualcuno le ha scolpite, sicuramente quello sì. Per esempio ce n'è una trovata in Serbia con una mappa del cielo scolpita sopra. Quindi, che siano naturali o che non siano, o che siano artificiali, comunque ecco, sono presenti. Tanto che sono protette dalla tutela. C'è una zona, Zadovici, non proprio vicino a Visoko, dove ce ne sono tantissime, e veramente sono impressionanti, sono le altre così, questo è perfetto. Però ecco, in una relazione con le piramidi, alcune ce le mettono, ma io sarei molto prudente. In alcune grotte del Carso, la grotta respira, cioè quando si cerca una grotta nuova, sono delle fessure, soprattutto d'inverno si vede una differenza di pressione. Allora si dice qui c'è qualcosa dentro. C'è qualcosa dentro. C'è qualcosa, e dal tipo di respiro che fa questa fessura, che poi viene allargata per infilarsi dentro di sé, di qualcosa, è la prova della dimensione della grotta che sta sotto. Sì, sì, sì. Allora lì nessuno. Io sono visto, ho partecipato alla ricerca della fessura, diciamo che noi a maggio andiamo giù con un gruppo di speleologi di Udine Trieste, archeospeleologi, per andare a visitare e a mappare la parte nuova, quella che era tinta in azzurro nella mappa, no? Quella scoperta completamente libera. In effetti bisognerebbe studiare molto di più, è che è un po' pericoloso avventurarsi in quella parte lì, no? Però è sicuramente la parte più interessante. Quello che mi sono dimenticato di dire invece è che purtroppo, quando ho detto che l'80% di questi tunnel erano stati rovinati, era perché questi tunnel, per avere un flusso d'aria continuo, erano fatti con un sali e scendi, e questo creava un flusso d'aria dentro. Purtroppo quando l'hanno scavato, cosa hanno fatto per mantenere tutto allo stesso livello? Lì dove andavano giù hanno cominciato a buttare giù il soffitto e puntellare, e quando cioè, era invece da cercare di mantenere la forma, non lo facevano. Fatto sta che i punti che hanno allargato e hanno alzato e puntellato vengono giù, quelli invece rimasti originali sono perfetti, non viene giù niente. Comunque questa questione dell'aria è molto importante, eh? In effetti noi stiamo molto attenti a seguire questi movimenti d'aria. Però ecco, come diceva Pannella, qui lo dico e qui lo nego, noi abbiamo visto queste violette muoversi in maniera un po' strana. Ecco, io ho cercato in bibliografia e ho visto che hanno trovato che una roba simile l'avevano trovata alcune gallerie di Gran Bretagna, così molto antiche, neolitiche, e quelli di Oxford le avevano interpretate come cariche elettriche dovute alla compressione dei quarzi sottostanti che provocavano energia statica che provocava la condensazione di molecole di vapore d'acqua, e queste dopo si spostavano come si spostavano queste cariche, quindi non insieme al flusso d'aria. Questa è stata la loro spiegazione. Io la trovo un po' non troppo convincente, però potrebbe anche essere. Sì, bene. La tomba? Appositamente non ne ho parlato, certo. In realtà noi non sappiamo se è una tomba quella o no. Il signore si riferisce a una scoperta che abbiamo fatto in luglio del 2011 con Giorada, cioè sotto la pavimentazione di tunnel abbiamo visto una struttura fatta una X di pietra,
che una forma del genere non si è mai vista prima, una roba del genere non abbiamo vista prima. Avevamo cominciato a cercare di scavarla, infatti se vedete su internet ci sono anche, c'è il video di come avevamo preparato, però non si riesce a capire perché a un certo punto ha cominciato quella zona a riempirsi sempre d'acqua. Addirittura abbiamo fatto dei muri di cemento con dei drenaggi per tirare fuori e continua a riempirsi d'acqua. Si è fatta addirittura una camera di lato per poter fare una rampa e aggredirla di lato e anche lì si è riempito d'acqua. A un certo punto si è ancora in cerca di una soluzione. Fin tanto che c'è dell'acqua lì, non possiamo scavare, perché se qualcosa di deperibile dentro si distrugge, si rovina. Mentre col georadar abbiamo visto che c'è tutta argilla che la circonda, perfettamente impermeabile, quindi l'acqua non ci arriva. Abbiamo visto che c'è anche una specie di tubo che ci entra e un tubo che ci esce, e questo mi sa un po' strano per una tomba. E poi non si è mai vista una tomba senza le pareti laterali. C'è questa specie di castellatura a forma di diamante, una camera superiore e una camera inferiore, però è un discorso molto abolente su quello, su quell'argomento lì. Sì, questa è una delle tante scoperte di cui non ho parlato, col signore Cuscia. Ho visto che l'archeologia ufficiale sta ben zitta nel dire certe cose. È vero che a Fisoccoli viene organizzato un convegno mondiale di archeologia? No, non è un convegno mondiale. L'ha organizzato, dunque, nel 2008 è stato organizzato a Sarajevo, e nel 2011 è stato organizzato a Visoko e dalla Fondazione Bosnia per la Piramide del Sole sulle piramidi in genere. Ma diciamo, noi eravamo l'unico gruppo così, diciamo, accademico, per esempio. Tutti gli altri sono tenuti alla larga. Ma c'erano però anche dei ricercatori molto validi, per esempio, ricercatori indipendenti molto validi, alcuni un po' discutibili, però effettivamente era mondiale, infatti la lingua ufficiale era l'inglese, io ho fatto un mio intervento in inglese. Molto interessante quello del nostro fisico, quello che farà l'esperimento adesso, che è un esperto in ogni tesi. Non so se hai visto su internet i video, sul nostro sito. Ci sei mai interessato delle piramidi del Wallis, vicino a Cividale? Sì, sono andato anche a visitarle, infatti dovrei andare a misurare anche lì e vedere se c'è qualcosa sull'apice, ma praticamente sono distrutte, comunque anche quelle erano colline rimodellate, se erano piramidi. Certo, loro sono, invece di essere orientate con le facce sui punti cardinali, sono orientate con gli spigoli, e la seconda, quella che è in mezzo, è distrutta dalle piene del Matisone, e poi comunque sono colline rimodellate, messe secondo la forma della cintura di Orione. Però ecco, diciamo, bisognerebbe appena cominciare a indagare. In effetti, diciamo, la scoperta, sì, una scoperta è abbastanza recente. Comunque sembrano più, diciamo, di forma triangolare che quadrangolare, La seconda è distrutta completamente, sono partite completamente due facce. La prima e la terza sono ancora in buone condizioni, però lì bisognerebbe. Però ecco, per esempio, lì, a differenza della piramide del sole di Visoko, si vedono perfettamente i drenaggi sulla superficie. Cioè lì si vedono proprio, non ci sono le facce piane come qui, dove il drenaggio è interno, qualcuno ha pensato a fare un drenaggio interno. Lì proprio, beh, come si vedono i tunnel, c'è un drenaggio anche lì, insomma. Bene, credo che... Bene, ringraziamo il professor Pellegrini. L'appuntamento prossima settimana, il 5 giovedì, l'osservatorio è aperto al pubblico, speriamo nel bel tempo, dovrebbe esserci.